Donna Virginia, sono veramente felice del suo invito. Non abbia troppa fretta nel dirlo. Lorena, situazione, posso fare cosa? L'ho fatto sistemare qui nell'ala destra. Ah, io sto sempre benissimo qui da voi. Ah, sento che di là c'è gente. È arrivato qualcuno? Sì, infatti, c'è una persona che lei non conosce. No, la conosco. Ah, sì? Ho detto che c'è qualcuno che tu non conosci. Ho capito, Virginia, ma chi se ne frega? Ah, sì, te... Oh, no, lo sai, adesso... Oh. Virginia, ma che t'è preso? Ho detto che c'è una persona che tu non conosci. Scusa, non avevo capito bene. Non fare il furbo, brutto no. Sporcaccione. Ho capito, saticona mia, bella. Commina! Riattendi il quadro. Alla piano, ci possono sentire. Oh, ma che bella camera, che bella lascia camera. Lascia stare la camera. Anna Vinci, ti dice niente? Beh, questo nome non mi è nuovo. Vediamo. Ma sì, è per via dell'aeroporto. No, no. È per via che stai per sposare. Ma lo sai che sono preso? Stavolta pesantuccio Virginia. Ma io ho moglie e figli. Oh, che sciocca, è vero, non ci avevo pensato. Virginia, io ti amo. Giuralo. Frenati. Lo giuro. Giura. Lo giuro. Va bene, farò ulteriori indagini. Se dici la verità, impacco al piede. Diversamente, calci culo e fuori casa. Diciamole la verità. Ah, ciccina mia, ma sei fissato con questa verità? Ogni cosa, diciamo la verità. Tutte le volte fai sentire il nastro. E tu mi devi dare una mano, scusa. Se ti vuoi accattivare la simpatia di mia moglie e trovare questo benedetto posto da direttrice, la devi assecondare, ragazza. Allora comanda lei. No, chi te l'ha detta a te che comanda lei? Assolutamente, anzi, proprio per niente. Solamente che lei... Decide tutto. Ah, ma allora tu lo fai apposta, intervenire sempre quando non devi intervenire. Io ti spezzo le ossa a te, ti spezzo. Onorevole, Santa Gatone Papa. Cosa c'è? Non c'è un pezzetto, pensa, adesso che ci pensi, che pensiero. Teo, scusa, è un momento di nervosismo. Sì. Lui. Tutte e due, fidanzati. Fidanzati? Eh? No, non me la sento. Come non te la senti? Non se la sente. Non deve sentire, è un ordine idiota. Appunto, è un ordine idiota. Oh, è un ordine idiota. Di quale ordine stavate parlando? È Teo che si lamenta e voleva lamenta con lo costo della non ho capito, spiegatevi meglio. Sì, amore, sì, ti spieghiamo meglio. Dunque, vedi, la colpa è tutta di Teo. Perché stamattina nell'euforia ci siamo un po' ingarbugliati tutti quanti, no? Dunque, ti voglio dire la verità. La signorina Anna non è vero che è fidanzata con Sgarbozzi. No. Non è vero che è fidanzata? No. Signora Virginia! Signora Virginia! Signora Virginia! Signora, ma che cosa le succede? Ma lei non era fidanzata con il sottosegretario? Ma no, gliel'ho detto, io non l'ho mai visto. Ma allora, Teo, che cosa c'entra? Appunto, c'entra, perché... sono loro due che si sono sposati stamattina perché lei... Non mi avevi detto che Teo... Lo sono! Sì, cioè, lo è, ma in certi momenti che diventa maschio se no ti ammazzo, hai capito? Sono maschio! È maschio. Ah, bravo! Ce ne sono rimasti pochi come te, bravo! Signora Marchesa, si arriva su Eminenza. Lo zio Efisio! Ma è veramente così importante questo zio Efisio? È uno stronzo. Ci sei tu e tutta la tua famiglia, riuniti qui intorno al desco del Signore. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buon appetito a tutti! Grazie. Buon appetito. Buon appetito. E bravo il nostro solerte segretario che ci ha fatto la sorpresa. Dove vi siete sposati? A casa. Al Duomo. A Milano? No, a Frascati. No, a Milano. A Frascati, il Duomo di Milano e di Frascati. Scommetto che ho officiato per voi padre Terenzio. Silenzio, quella che... Bravo sacerdote, ottima preparazione, splendida cantina, che io conosco benissimo. E dove andrete in viaggio di nozze? Lo sa lui. Come lo sa lui? Beh, io nel senso che ho voluto tracciare un itinerario itinerante, secondo me è meglio che non ci vanno in viaggio di nozze. Ma non essere tiranno, scusa. Hanno sposato, non capisco perché non dovrebbero andare in viaggio di nozze, eh?
Mi sembra anche giusto. Giusto, Armando ha ragione. Giusto. Virginia, uniquique, su. Beh, sì, giustamente. Beh, poi io non lo so, sono i ragazzi che decidono. Volete fare un viaggio alternativo a Parigi, no? Sì, perché no. Parigi? Perché non in montagna con tutta quella neve? È l'ideale per fare l'amore. Lo dici sempre anche tu, Armanduccio. Armanduccio chi? L'onorevole. Ah, no, che simpatico. Teo mi fa morire a me. È emozionato. Siccome si chiama Teo e non ha diminutivo, no? Allora si è voluto chiamare come me, Armanduccio. Tu mi devi guardare negli occhi a me. Sbocca e cinturai.